Ben ritrovati amici di Weekend Dance, siamo a Salerno, un'occasione straordinaria, la presentazione della squadra di pallanuoto nazionale campionato A2 T-Group Arechi a Salerno con il main sponsor Gruppo Terracciano. Guardate il servizio. Siamo a Salerno in compagnia del presidente Gianluca De Rosa, benvenuto. Buonasera a tutti. Questo pomeriggio la presentazione ufficiale della squadra T-Group Arechi del campionato nazionale di A2 di pallanuoto. Devo ringraziare la famiglia Terracciano perché è un'azienda leader nel settore dei trasporti e dobbiamo ringraziarla perché ha abbracciato il nostro progetto per la crescita dei nostri atleti. Gli atleti, chi meglio di lei che il presidente, d'altronde di tutte le discipline sportive, nella fattispecie della pallanuoto, sono ragazzi in gamba, c'è grande voglia, grande grinta dei ragazzi. Sì, sono ragazzi eccezionali, tenendo conto che tutti i ragazzi dall'Under 11 fino alla prima squadra si allenano 2-3 ore al giorno tutti i giorni, senza tralasciare lo studio, e quindi sono ragazzi che si impegnano sia nello studio che nella pallanuoto. E allora, forza T-Group, parliamo naturalmente del campionato nazionale A2 di pallanuoto, ringraziamo e salutiamo la famiglia Terracciano e in bocca al lupo, si dice così nel vostro... I ragazzi, sì, grazie. T-Group, tra pochissimo intervisteremo anche i ragazzi della squadra ed è giusto che anche loro abbiano un momento di notorietà in televisione. Perfetto, grazie, un saluto a tutti. Noi Matteo Citro, il coach, l'allenatore della squadra di pallanuoto della T-Group Arechi Salerno, benvenuto. Salve a tutti, buonasera. Allora, presentazione ufficiale dove militerete quest'anno nel campionato nazionale di A2, quali sono gli obiettivi della squadra? Sì, dopo la cavalcata dello scorso anno e con la promozione inaspettata ad inizio anno, sicuramente quest'anno l'obiettivo principale è quello lì di mantenere la categoria in Serie A2. Abbiamo allestito, come nel nostro stile, sempre una squadra molto giovane, con 3-4 elementi di esperienza, e cercheremo di... stiamo lavorando sodo per farci trovare pronti per questa nuova avventura. Gennaro Iannicelli, benvenuto su Weekend Dance. Grazie a voi. Allora, raccontiamo un po' la storia di questa bella favola, no? Che va avanti sempre anno dopo anno. Sì, è una società nata nel 2010, fondata da me e il presidente Gianluca De Rosa. Abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso nello sport, nel senso di fare una squadra il cui obiettivo non è solo vincere, è anche vincere, ma fondamentalmente è quello di forgiare i nostri ragazzi, far sì che loro possano essere ragazzi a 360 gradi, impegnati nello studio, impegnati nel lavoro e non soltanto bravi atleti e bravi pallanuotisti. La nostra ispirazione viene dalla Daenle, un poeta del 1888 che ha coniato il nome Invictus, che non significa invincibile, ma mai vinti, cioè coloro che cadono hanno la capacità, la forza. Indomiti. Hanno la forza di rialzarsi. Vedo tanti bambini incuriositi, voi, perché questa è una disciplina sportiva che piace a tutti, la pallanuoto è uno sport nobile. Sì, è uno sport nobile, è uno sport che ha tradizioni antiche e soprattutto in Italia grossissime tradizioni, siamo pluriolimpionici, pluricampioni del mondo. Noi abbiamo circa 150 ragazzi divisi in varie categorie, dai più piccoli, dagli under 11, dagli under 9 fino agli under 17, in cui primeggiamo in Italia perché abbiamo una squadra tra le prime 8 squadre italiane. Speriamo quest'anno comunque di concorrere di nuovo per lo scudetto giovanile under 17. Poi abbiamo questa fantastica squadra di A2 che credo che ci darà grosse soddisfazioni quest'anno. Ringraziamo soprattutto chi ci ha dato una mano ad allestire questa squadra insieme ai ragazzi salernitani e non solo salernitani, che è il gruppo Terracciano. Allora, in bocca al lupo per tutto e cominci bene questa avventura. Grazie. Yeah.
alla mia destra c'è il coach, alla mia sinistra c'è il presidente, ma la parte migliore è la squadra, presidente. Assolutamente sì, sono tutti ragazzi giovani, giovanissimi, che per molti è la prima esperienza in Serie 2. Quindi sono agguerriti, poi tu sei la persona importante che devi trasmettere loro le tattiche, le tecniche, la vittoria sempre. Sì, l'ho detto prima, stiamo lavorando sodo per arrivare pronti. Speriamo che saremo all'altezza, ma credo di sì. E allora presentiamoli i nostri grandi campioni del campionato nazionale di A2, T-Group Arechi, nome? Spaduzzo Giuliano. Baviera Gaetano. Barberisi Giuseppe. Luigi Buonocore. Del Basso Mario. Busan Roberto. Antonio Macciuni. Palermo Pasquale. D'Angelo Verpaolo. Carlo Sanchez. Rocco Ciro. Carlo Simonetti. Con noi abbiamo Giuseppe Laguardia, che è uno degli amministratori della Holding T-Group. Benvenuto su Weekend Dance. Grazie, grazie. È una manifestazione interessantissima perché abbiamo scelto di partecipare a questa avventura della Reiki. Ne condividiamo lo spirito che l'ha fatta crescere e soprattutto di quelli che sono oggi le persone che la guidano. Una grande squadra, quella che va in vasca naturalmente ogni sabato, ma una grande squadra anche che cura tutti i minimi particolari, no? Assolutamente, ovviamente il fatto stesso di essere al fianco di questa società è una scelta che abbiamo fatto in frutto della linearità di comportamento dei dirigenti e la forza che sicuramente questi ragazzi esprimono sia dentro la vasca che fuori. Quindi un in bocca al lupo alla squadra Arechi, che militerà appunto nel campionato nazionale di A2, e grazie anche al main sponsor che è T-Group della famiglia Terracciano. Grazie a voi e forza T-Group Arechi. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my. Chiudiamo in bellezza questo nostro appuntamento qui nella città di Salerno per la presentazione ufficiale della squadra A2, campionato nazionale di pallanuoto della T-Group Arechi, con il vicepresidente Elena Gallo. Benvenuta. Buonasera, io sono il vicepresidente di questa bellissima avventura che si chiama Rarinantes Arechi, alla quale ho avuto, come dire, l'onore e il merito di aver scelto il nome della squadra, perché Arechi è un principe che ricorda la città di Salerno. Abbiamo un castello bellissimo che si affaccia sul mare e siamo estremamente entusiasti di contribuire alla buona riuscita di questa impresa sportiva, iniziata 4 anni fa da un'idea che abbiamo avuto in tre, io, il presidente Gianluca De Rosa e il dottore Iannicelli. Ce l'hanno raccontato prima, una bella fauna, una bella avventura che continua, quindi lei da un profilo manageriale come vicepresidente di questa bella squadra. Esattamente, diciamo che organizzerò, oltre ad essere anch'io uno sponsor con la mia azienda, organizzerò praticamente, cercherò di raccogliere contributi anche da parte di altre aziende di Salerno, in particolare aziende campane. Eccellenze campane. Eccellenze campane come la T-Group d'altra parte. E allora un ringraziamento ancora alla T-Group della famiglia Terracciano e incrociamo le dita che sia una bella favola anche quest'anno per la T-Group Arechi. E in bocca al lupo a tutti questi ragazzi meravigliosi.